Siamo al Salone del Camper 2020, la manifestazione che ha consentito ai padiglioni di Parma di riaprire i battenti dopo la pausa forzata dovuta al lockdown. Siamo qui allo stand dell'Associazione Produttori Camper in compagnia di Gianni Brogini. Come giudica questa scelta di Fiere Parma di fare comunque questa manifestazione che nell'arco del 2020 molte realtà fieristiche hanno rinviato la loro manifestazione? Questa è la prima manifestazione di pubblico in Italia che riapre i battenti dopo il lockdown. L'APC, Associazione Produttori Camper, e Fiere di Parma, che sono soci fondatori del Salone del Camper, quindi è all'undicesima edizione, hanno deciso, a prescindere purtroppo dal momento che stiamo attraversando, ma contando molto sulla necessità di ricominciare in qualche modo ad aprire le vie del turismo e le vie della produzione, quindi del business, di investire su questa manifestazione. Chiaramente gli investimenti, come tutte le cose imprenditoriali, era a rischio, meno male che il pubblico ci ha dato ragione. Dal suo osservatorio, che lei è il direttore della PC, cioè l'associazione produttori, direttore marketing della PC, l'associazione produttori caravan e camper, qual è la situazione del turismo all'aria aperta in Italia post lockdown? Le inizio a darle nei numeri. Noi abbiamo fatto il 50% di immatricolazioni in più dello scorso anno in giugno, il 104% delle immatricolazioni rispetto a luglio dell'anno scorso e addirittura il 108% in agosto, che notoriamente è un mese un po' più scarico. Quindi questo significa che l'attenzione e la scelta del nostro turismo in libertà è diventata una scelta visibile, condivisibile, proprio per il fatto che il camper permette di portarsi sopra la propria roba, avere il proprio letto, avere il proprio bagno, avere la propria cucina, poter cambiare immediatamente spazi di soggiorno quando ci sono delle situazioni che non piacciono, quindi dove l'equipaggio non si sente protetto, e questo ha fatto sì che ben 1,2 milioni di contiamo con i dati della Banca d'Italia e altri dati, contiamo che 1,2 milioni di turisti abbiano percorso l'Italia. Il turista, il camperista è un turista all'aria aperta, un turista che ama gli spazi, che ama comunque non essere ingabbiato in un hotel, però è un turista attento, è un turista che sceglie i luoghi. Dal suo osservatorio, lei giudica il camperista più attento a quale tipo di destinazioni, se esiste comunque qualche informazione al riguardo? Guardi, il camper è un veicolo ricreazionale che è talmente trasversale che è difficile targetizzare in qualche maniera l'utilizzo. Perché le spiego? Mettiamo una famiglia tipo, no? Con i due genitori e due figli, magari di uno di più di 14 o 15 anni. Lo possono utilizzare per andare al mare il sabato e la domenica, lo possono andare a utilizzare per far vedere ai bambini o comunque a se stessi una bellissima mostra di Van Gogh o di Picasso piuttosto che di Andy Warhol. A Venezia, per esempio. Certo. E possono curare seguire i propri figli nelle loro attività sportive. I camper sono alle gare di vela, sono alle gare di sci, sono alle gare di corsa campestre, quindi gli bici sono sempre impiegati in tantissime attività. E poi quello che dico sempre io, la vacanza in camper inizia, o il tempo libero, perché si utilizza molto anche nel tempo libero, inizia quando tu monti da casa tua sul camper. Quindi puoi incontrare la sagra, puoi incontrare qualsiasi altra manifestazione, fermarti, perché tu non hai una meta a scadenza, hai un indirizzo. Certo. Quindi questo è
è la grande, ora spero di essere stato molto chiaro, veloce, sintetizzando al massimo questa cosa, potrei parlarne per anni, insomma, su questi, certo, su questi utilizzi. No, lei è stato molto passionale su questa cosa. Ultime due domande. La prima, il camperista preferisce acquistare il camper o invece per ragioni di tempo spazio usa anche il noleggio, cioè per poterlo usare solamente in certi periodi dell'anno? Sì, tutte e due le cose. Quindi chi ha voglia di avere un proprio, siccome allora il camper è composto da una meccanica e quella è quella tecnica, no? Poi è composto da una cellula abitativa, come la chiamiamo noi tecnicamente, che è proprio una casetta. Quindi molti, come le case, cercano di acquistarlo perché chiaramente si sentono più tranquilli, sicuri, eccetera, e poi avere, per noi italiani, avere una qualsiasi casa, qualsiasi posto di proprietà è sempre più affascinante. Chi invece ha la possibilità, specialmente i giovani, di andare, di usufruire di questo veicolo per fare alcune cose particolarmente segmentate, prende il noleggio. C'è uno sviluppo del noleggio abbastanza importante, come c'è l'acquisto dell'usato, cioè quindi comprivendite fra usati, fra privati e concessionari per l'acquisto del veicolo che poi viene utilizzato magari in minor tempo. Non le risulta anche che questo periodo di grave crisi epidemica, insomma, abbia portato molti turisti a scegliere la vacanza in camper? Sì, assolutamente, come dicevo prima, il grande vantaggio del camper è che è la sua casa, quindi hai tutta la protezione che hai a casa, la puoi riproporre sul tuo camper. Se ci sono assembramenti, per esempio, in un luogo ci sono tante persone, non serve fare altro che prendere il camper, rimetterlo in moto e andare dall'altra parte. Quindi questo già è una. E poi, come dicevo, c'è la propria cucina, il proprio bagno, il proprio letto, e quindi la protezione è come in casa. Come in casa. Lei è il direttore marketing della PC, due parole sull'associazione di cui è direttore. Dunque, noi siamo l'associazione nazionale, quindi associazione italiana, che però raccoglie 49 associati. Ci sono gli associati dei costruttori di camper e caravan di tutta Europa, quindi non solo gli italiani, ma sono tutta Europa, i piccoli, ma solo pochi piccoli non sono associati. Poi abbiamo una buona forza di, per noi l'indotto è basilare, noi abbiamo un prodotto fatto da circa 2.000-3.000 pezzi, quindi noi abbiamo bisogno dell'indotto, un indotto preparato, un indotto capace, e all'interno dell'associazione ci sono circa 20-22 associati che fanno componenti, come lo chiamiamo noi. È un'associazione che ha, oltre naturalmente alla missione confederale, quindi di supporto agli associati sulle normative, sulle cose che possono capitare, eccetera, facciamo un monitor sulle immatricolazioni, dove sono fatte, com'è, eccetera. E però la seconda missione molto importante è stata data come per allargare il più possibile la conoscenza di questo veicolo, e l'allargamento ovviamente delle attività comunicazionali. Quest'anno abbiamo fatto una grande campagna a maggio e giugno, appunto basata su quello che dicevamo prima, declinata su social e radio, che ha dato un ottimo risultato. Grazie mille, direttore. Credo che una cosa importante come il Salone del Camper di Parma 2020, che di fatto riapre i padiglioni della fiera di questa bella città, sia di buon auspicio per il futuro del turismo in Italia e il futuro del turismo all'aria aperta in Italia. Beh, almeno abbiamo dimostrato che comunque siamo un popolo che si protegge e protegge gli altri. Non c'è una persona che non indossi la mascherina. Certo. I gel vengono tutti usati, e la distanza sociale quanto possibile, ma viene rispettata. Certamente. Quindi certamente. Abbiamo dato un esempio a tutto il resto d'Europa. Grazie mille, grazie e buon lavoro. A voi. Grazie. Buon lavoro.